Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, ragazzi. Oggi parleremo di maleducato. Mi ha scritto un signore, il quale mi chiede: dottore, mio figlio, bravissimo, fino all'età di 14 anni, arrivato a 15 anni, è un grande maleducato, non lo riconosco più. Cosa si può fare con l'ipnosi DCS vera e professionale? Caro signore, rispondo a questo signore, ma rispondo anche a chi ci ascolta e a chi ci vede: si può fare tantissimo, tantissimo con l'ipnosi DCS vera professionale, anche con degli audio DCS MP3 che tu puoi scaricare liberamente. L'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Tantissimo si può fare. Poi, se non vuoi scaricarti gli audio e metterli, sempre sotto la tua responsabilità, a tuo figlio, puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera professionale con la V maiuscola della tua zona, della tua città, chi domanda comanda, che abbia però, ascoltami bene, già affrontato casi come di educazione subconscia, aggiungo, di tuo figlio, perché anche nel mondo dell'ipnosi, ascoltami bene, esiste il generalista e lo specialista. Tu devi cercare, se me lo consenti, lo specialista, colui il quale è mirato al tuo caso, al caso di tuo figlio, e naturalmente che utilizzi il metodo DCS, di ipnosi DCS vera professionale, che è un metodo unico al mondo, unico, che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills e che non ha nulla a che vedere neanche con l'ipnosi conformista commerciale di Milton Erickson, la cosiddetta ipnosi conversazionale che si studia a scuola, all'università di tutto il mondo, pur ottima, perché io sono partito da questa forma di ipnosi, ma che poi mi sono distaccato nel 2008 incrociando e sposando il metodo dell'ipnosi vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills, i due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale, il professor dottor Michelangelo Garai e la dottoressa Rina Brunini. Per cui, se tu hai problemi di educazione di tuo figlio e sappi che la colpa non è tua, anche se una parte, i genitori vittime di altre vittime, senza rendersene conto, hanno dato l'esempio di battibecchi, litigi, offese, umiliazioni, parolacce, volgarità quando il bambino era piccolo, e scontava sta cosa, ma oggi esiste il terzo genitore, la famosa TV, televisione, e poi esiste il branco, gli amici, i quali, guarda caso, vedono la TV. Ok, TV in senso lato, perché una signora mi ha detto: dottore, ma io non guardo mai la TV. Va bene, che cosa fa? Io guardo il cellulare, i social, e beh, quella è una TV che ti porti a letto, al bagno, in vacanza, ovunque con te, per cui è peggio della TV intesa tradizionalmente. Io mi riferisco a tutti i mass media che ruotano attorno, dove di fatto non esiste censura, per cui nella cucuzza di tuo figlio, dei bambini soprattutto, ma anche degli adulti, entrano modelli di comportamento, abitudini, vizi, limiti, difetti, maleducazione degli altri, e diventano i loro, dai cantanti agli attori, ai personaggi famosi, agli amici. Quindi il fatto che tuo figlio esca da una famiglia per bene, come mi scrivi, non significa nulla, e si chiama effetto Lucifero. Che significa l'effetto Lucifero, studiato da scienziati negli anni 60, scienziati della mente? Significa che di solito una persona assume le sembianze e si comporta in base all'ambiente in cui nasce, in cui vive. Quindi dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ma esistono anche lì delle eccezioni. Significa che, pur uscendo una famiglia buona, una famiglia squagliata, come si dice in inglese, consentimi questo termine, cioè una famiglia come si può dire, misera da tutti i punti di vista, non soltanto economici, esistenziali, spirituali, bene, il figlio può uscirsene, diventare una persona top del top in tutti i sensi immaginabili e possibili. Come pure un figlio di una buona famiglia, dove non gli manca nulla, nell'affetto, nelle risorse economiche, mentali, eccetera eccetera, e sociali, può anche rovinarsi e andare a finire in strade brutte. Ecco perché si chiama effetto Lucifero. Detto ciò, si può educare tuo figlio
se tu non hai voglia di andare presso qualche professionista dell'ipnosi vera professionale, attenzione, oppure perché tuo figlio magari non vuole, perché non hai l'autorità giusta, perché ti manda a quel paese, perché ti fai dispetti, perché si gira malissimo, perché è volgare, perché ti ricatta te e tua moglie, eccetera eccetera, puoi utilizzare degli audio MP3 DCS, come ad esempio non passato negativo, molto controllo dei nervi, non rabbia, eccetera eccetera, per non parlare degli audio MP3 DCS personalizzati, molto potenti e naturali, senza nessun effetto collaterale, ragazzi, perché il metodo DCS non ha nulla a che vedere neanche con l'ipnosi conformista commerciale, quindi neanche lo 0,001% esiste come effetto collaterale, perché nel mondo dell'ipnosi vera e professionale esiste la suggestione. Le suggestioni sono create in modo tale da evitare qualsiasi tipo di fraintendimento e malinteso, quindi tutta ciccia, tutta polpa, tutti effetti benefici, tutto benessere. E lo dice il sottoscritto, che dal 2008 ad oggi si ipnotizza H24, anche adesso sono ipnotizzato, anche se non sembra, ok, e ha ipnotizzato, quindi più di 12 anni mi ipnotizzo, e ha ipnotizzato bambini, adulti, anziani, anche sotto i 6 anni, 4 anni, 5 anni, 3 anni, da più di 12 anni, personalmente, ok? Per cui questo metodo è veramente fenomenale. Riassumendo, se tu vuoi cambiare, educare il subconscio di tuo figlio, eliminare tutta quella mierdas, dicono in Spagna, che qualcun altro gli ha instillato nel tempo, utilizza l'ipnosi DCS. Al momento ho sospeso le sessioni online di ipnosi DCS per professionale, però anche con degli audio e seguendo le istruzioni, molto facili, la prova di un nonno, la prova di un piccolo, la prova di un idiota, tu puoi veramente aiutare tuo figlio dal farlo passare dal negativo al positivo, senza ma e senza se. Fammi tutte le domande del caso. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, il mio sito internet www.ipnologiassociati.com e iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare veramente la vita, come è successo a tanti tanti ragazzi nel mondo grazie a questo metodo DCS unico, te lo giuro e te lo dico con il cuore in mano, perché la mia mission non è quella di vendere, ma quella di sdoganare il mio metodo finché sono su questa terra, finché respiro, finché proferisco l'ultima delle mie parole e finché ascolto l'ultima delle voci. Poi me ne posso andare per la prossima vita, ok? Però questo è il mio obiettivo adesso, la mia mission, la mia missione, è non vendere, perché tutti i miei diritti li ho ceduti all'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, che li cura in base al paese in cui risiede la persona, li gestisce con i vari concessionari. Detto ciò, per concludere, seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS, dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, alla prossima, ciao!